sveglia! Ancora tu? Ah no, stavolta non guardare me, io non c'entro nulla. Cosa? Ma allora chi? Sono io, idiota. La finisci o no di lasciarmi attaccato tutta la notte? Oddio, il caricatore. Certo, e chi se no? Boh, guarda, ormai mi aspetto qualsiasi cosa. Vabbè, comunque tu cominci a staccarmi. No, guarda, non ci penso neanche. Ah sì? E perché? Perché dopo dovrei riattaccarti e sono quasi sicuro che o non ne avrò voglia o me ne dimenticherò. Allora sei doppiamente stupido. Scusa? Beh, si dà il caso che io consumi energia anche solo rimanendo attaccato alla presa. E quindi? E quindi stai spendendo soldi in energia elettrica inutilmente. Beh, non la paghiamo né io né te, quindi... Pff, lo sapevo, sei il solito egoista, ma non ti vergogni. Oh, e da quando ti interesseresti di queste cose? Da quando l'ho letto su Facebook. Ah, ecco. E scusami, per curiosità, quanto risparmierei staccandoti ogni giorno? Beh, circa 40 euro. Ah, però, al mese? No, veramente all'anno. Cosa? Scusa, tutto sto casino per qualche centesimo al giorno? Ma sai come si impennano gli interessi? Ma quali interessi? Ma cosa ne vuoi capire tu di economia? Comunque, fallo almeno per l'ambiente. In che senso, scusa? Sei proprio ignorante. La produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di combustibili fossili comporta sempre la formazione di gas ad effetto serra e di gas nocivi. Oddio, ci mancava pure il caricatore ecologista. Ah, salute. Grazie. Dovresti usare quelli di stoffa. Eh? Come è? Non sai quanta carta viene sprecata ogni giorno? No, ma ora so che me lo dirai. Beh, sappi che stampiamo in media 35 pagine al giorno di documenti, con un conseguente spreco assurdo di cellulosa e denaro. Ok, ok, lo butterò e ne prenderò uno di stoffa, va bene? Oh. Fermo! Cosa c'è adesso? E la differenziata? Ma perché? Non pensi alla deforestazione dell'Amazzonia? Basta, ascolta, capisco che la salvaguardia dell'ambiente sia importante e sono il primo a dire che dovremmo stare più attenti. Oh, finalmente dici una cosa intelligente nella tua vita. Ma per favore, vivi un attimo tranquillo. Non posso, siamo agli sgoccioli, manca pochissimo, i ghiacciai si stanno sciogliendo e sarà anche colpa tua. Ascolta, finiscila o giuro che inizio a usare l'USB a vita. Sì, certo, così ci metterai anni a caricare il cellulare. Beh... Ecco, esatto, non puoi fare meno di me, mi dispiace. Quindi immagino che sia condannato. No, i veri condannati sono gli orsi del circolo polare. No, ti prego, gli orsi no, sono troppo carini. E invece sì. Sai, mi hai convinto, accetterò il tuo consiglio. Comincerai a rispettare di più l'ambiente. Sì, e inizierò da subito. Grande, e come? Staccandoti la spina. Aspetta, devo dirti. Finalmente un attimo di tranquillità. E giustamente il cellulare si scarica, mi sembra normale. Meno male col powerbank. Tac. Oh. Finalmente mi togli dalla carica, ma sai quanta energia hai sprecato? Oh no!